che non ha la possibilità di accedere al credito, ha una necessità di liquidità, si rivolge a noi e noi abbiamo una grande responsabilità, è quella di valutare la sua idea imprenditoriale e di capire se la sua idea imprenditoriale possa o meno stare sul mercato, perché sarebbe non etico, immorale, altamente immorale, ok? Dare liquidità dove non vediamo che ci siano dei problemi. Quindi il microcredito è un importante strumento di inclusione sociale. Permettetemi qui di ringraziare l'onorevole Baccini, presidente dell'Ente Nazionale del Microcredito, che con noi ha condiviso per la Francesca il progetto, perché noi siamo partiti dagli avvocati, dai giovani avvocati, che secondo il nostro modesto punto di vista si devono specializzare, guardare il settore ADL, e di qua è nata una lunga collaborazione che oggi ci ha portato alla firma di questo importante protocollo di intesa con la Regione Puglia. Sì, è un altro messaggio che proviene da una persona adulta, in altri termini vecchia, ma che si è messa a disposizione dei giovani, Gianmario lo sa, quando me li hanno presentati, mi hanno detto sono dei bravi ragazzi, sì, quindi, e ho messo quelle mie poche energie a disposizione loro, ma sono stati così bravi che hanno creato una magia. E devo dire che la relazione di questa mattina che tu hai fatto, lo sai, non la conoscevo, mi ha particolarmente colpito, hai abbracciato la summa della conoscenza. E sarebbe opportuno che i giovani, al di là dell'intelligenza artificiale, di quello che loro sanno manovrare, questi strumenti che noi non conosciamo, non sappiamo manovrare, ma voi appena nati, a 4 anni, nel vostro DNA, ma attenzione però, c'è l'aspetto delle scienze umanistiche e di quanto anche scrive Erasmo da Rotterdam, la roba della pazzia, che è fondamentale, queste cose vanno studiate, vanno analizzate, perché è giusto quello che è stato detto sia da parte del rettore che da parte di Giuseppe Calabrese, che la Puglia non è il sud, la Puglia è una regione attiva, mentalmente efficace, e dobbiamo dare tutte le nostre energie affinché esploda e venga conosciuta da tutto il mondo questa grande capacità, grande energia. Un saluto a tutti, un saluto ai giovani, un grazie agli organizzatori, un grazie al presidente Bertinotti, che non si ricorda, noi abbiamo fatto anche viaggio insieme da Bruxelles in Italia. E una volta, ve lo devo dire questa aneddoto perché mi rimase impresso, eravamo seduti proprio vicini in aereo, e gli dissi che ammiravo all'epoca la sua coerenza, divenne rosso, e quando una persona ha questa reazione, pur avendo una determinazione, perché un io e un sé, come è sviluppato il presidente Bertinotti, è riuscito a diventare rosso, avevo colpito nel centro, era cosciente della sua coerenza. Complimenti, Presidente. Bene, lascio questo parco, mentre, infatti abbiamo finito di filmare, e sono contento perché quando io presentai di fronte alla istanza di questi ragazzi, l'onorevole, hanno preso al balzo e hanno sviluppato in una maniera, ecco, questa è la capacità, ecco a dove si arriva, queste sono cose importanti. Non c'entra nulla che la legge non abbia il suo nome, ma lei ha messo in moto una scintilla che si è propagata, questa è una cosa importante.